ovviamente questa festa che noi abbiamo appunto chiamato la festa del basket è un po' la prima volta per noi tutti quanti che ci troviamo tutti insieme per dare un senso a tutta l'attività che noi stiamo cercando di portare avanti. Quest'anno la stagione che sta partendo ci vede un attimino più impegnati, perché come avete potuto constatare abbiamo cercato di dare a tutte le attività, partendo dal mini basket fino alla prima squadra, un'organizzazione che rappresenti in pieno l'attività per ogni campionato che noi dobbiamo disputare. Ovviamente i nostri ospiti, Orazio Di Marcello, sindaco di Mosciano, Luciano Palandrani, vice sindaco, Flavio De Flavis, il nostro sport, ovviamente sulla destra, Luca Di Gaetano, il nostro team manager, alla mia sinistra il presidente della FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo, il delegato CIA Enrico Zeppilli e ovviamente il nostro vicepresidente Marco Battistini e il nostro tuttofare Daniele Medori. Io vi ringrazio, faccio veloce perché siamo in ritardo. Passo la parola al sindaco per un saluto. Grazie Marco, buonasera a tutti, benvenuti qui in questa bella festa. Porto il saluto insieme al vice sindaco di tutta l'amministrazione comunale, perché la vostra associazione molto sta facendo in questi anni per il nostro territorio. Sicuramente i programmi che avete sono programmi impegnativi, noi cercheremo di starvi al passo, anche se è un po' difficile marcare uno come lui, non per la stazza fisica, ma perché sono veramente dinamici e non riusciamo a stargli dietro. È chiaro che le associazioni, le società, i privati si muovono con un tempismo diverso da quello della pubblica amministrazione. Noi purtroppo dobbiamo fare le procedure, la burocrazia, tutta una serie di cose che molte volte ci rallentano un po' l'attività, ma comunque noi siamo, posso dirlo, impegnati, posso dirlo senza riserve e senza contemplando le difficoltà che ci sono, siamo comunque al vostro fianco perché vogliamo insieme a voi ridare uno slancio alla nostra Mosciano in un settore che è quello cestistico, ma voi fate anche tante altre attività. Abbiamo in animo di affidare ad Olimpia le nostre strutture, quindi andremo a immaginare anche, sempre facendo le procedure che dobbiamo fare, tipiche dell'amministrazione pubblica, e in questo modo cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le vostre aspettative. Devo veramente ringraziare anche qui la federazione regionale, la federazione nazionale con la sezione regionale, perché insieme alla scuola arbitro, perché avete qui a Mosciano piantato stabilmente i corsi per gli aggiornamenti degli arbitri. È un qualcosa, diciamo, piano piano si sta costruendo mattoncino dopo mattoncino una grande casa. È vero che noi adesso stiamo lavorando, valutando, speriamo di riuscirci a fine anno, immaginare già al palazzetto di metterci il parquet. Lo dico pubblicamente perché ci stiamo lavorando. Immaginate che noi abbiamo tante altre difficoltà. Ad esempio nelle scuole abbiamo problemi di manutenzione per le scuole, abbiamo la scuola elementare che dobbiamo riaggiustare con la palestra che sta chiusa dopo il terremoto, quindi una serie di cose, però crediamo di poter tanti altri che sono prioritari. Così come mi avete parlato di immaginare degli eventi importanti per l'anno prossimo, ci stiamo lavorando. È ovvio che quest'anno le somme si tirano, la linea si tira al 30 di novembre, che è il momento in cui il comune fa l'assestamento finale al proprio bilancio, e vediamo se abbiamo la possibilità, queste cose che stiamo programmando insieme a voi. Ma per oggi la cosa più importante che io posso, insieme al vice sindaco e all'amministrazione tutta, confermare il nostro impegno, perché ci siete voi, le famiglie, ci sono tanti ragazzi e noi abbiamo l'obbligo di aiutare un'associazione dei volontari, perché credo che qui nessuno di voi percepisce qualche stipendio, siete tutti dei volontari, e state facendo un'attività encomiabile per i nostri ragazzi, Poi presente le autorità che ci hanno onorato la loro presenza, non tanto la loro presenza, ma del loro contributo fattivo durante l'anno scorso e l'estate appena trascorsa.
se siamo qui così numerosi con questi programmi che sono stati illustrati dal Presidente, è anche e soprattutto grazie a loro, oltre ai volontari che Marco prima ha presentato, ne manca uno, Sergio Moretti, che sta arrivando. Questa è la società che sta portando avanti questi programmi. Daniele Medori, che è il factotum, nonché l'iniziatore di questa avventura 8 anni fa insieme a pochi altri. È stata un'attività più sociale che sportiva negli anni precedenti. Negli ultimi 2 anni, con l'arrivo di Marco Aureli, che è un calciatore, che è un giocatore. 5 aprile, i bambini sono pregati di avvicinarsi perché stanno morti. Andrea Mattiolo. Cristian Abruzzese. Eleonora Mascetti. Kevin Mercuri. Matteo Medicchi. Ludovica Di Gennaro. Valerio Di Felice. Simone Capponi. Greta Ruffini. Stavo caluto. Si vede. Passiamo avanti con l'altra categoria, scoiattoli e libellule. Chiamiamo Michael Lilla. Rodolfo Vesce. Matteo Gianluca Meire. Lisa Pepe Gentile. Alex Ruffini. Laura Tulli. Roberta Tomasetti. Filippo Ferroni. Gabriele Vigilio. Roberta Montini. Proseguiamo con la pilota Terzelle, chiamiamo Greta Polisini, Claudia Nepa, Paolo Di Matteo, Antonio Albanese, Angelo Cordone, Vittoria Santomo, Fabio Cartone, Manuel Ignazio, Matteo Lolli, Caterina Montini, Monica Caprioni, Marco Benintendi, Benedetta Fabri, Matteo D'Antonio, Cristian Pompilio, Davide Midori, Daniele Sabini, Paolo Puccini, Stefano Del Vescovo, Loris Servini, Daniele Sabatino, Francesco Fabri. Un applauso. Allora, passiamo al settore giovanile anno 17. Chiede anche voi che avete per confermare la presenza. Mattia Guglielmoni. Armando Pici. Ugo Maria Polenta.
Poli, Marco Valenco, Alessandro Lallone, Fabrizio De Stanis, Filippo Medori, Luciano Recchi, Leonardo Ricocchi, Lorenzo Delle Carte, Lorenzo Medori. Marco Simonella, Marco Mieri, Stefano Pescianti, sì. Mario Fiondo la conosciamo, Gerenica Pucci, Manuel Ramirez, Stefano Pescianti, Riccardo Albertazzi, è il profumatissimo Leonardo Di Foglia. Se sono stato tranquillo mi sono ritirato, è stato più tranquillo. Ricordiamo l'allenatore della Serie B, Gianluca Cristacoppe, per cortesia. Se sono di Foglia, scegliamo un altro. E poi Fabio Papa e Paolo Papa e il nostro Cinque Cinese. Detto questo, per un danno, va bene? Potete salutarmi.